Ciao ragazzi, noi siamo i Boco Gamers, io sono Zucchi. E io sono Ryozan. Ci troviamo in questo nuovo gioco, Escape Game Lost Cat Story. È un gioco che abbiamo trovato qualche giorno fa, abbiamo iniziato a provicchiarlo anche se non ci siamo spoilerati ancora niente. E abbiamo deciso di portarlo sul canale sperando che vi piaccia. Beh, buttiamoci nell'avventura allora. Come possiamo notare, c'è una bellissima scenetta, secondo me, con una donna che tiene un gatto. Niente, è finito il gioco, bellissimo, c'è un gatto felice, una tipa che tiene il gatto, che è più comodo di così non può stare. Speriamo vi sia piaciuto il video, alla prossima. Ma no, dai, questo è solo l'inizio della storia, va di avanti, su. Oh, sta sonnecchiando. Che cosa avrà intenzione di fare? Come sta sonnecchiando? Io lo vedo bello sveglio lì, c'ha gli occhietti aperti, guarda. Guardalo. Ha gli occhietti aperti, sta vedendo una macchina con una targa difficile da ricordare, 2222, della serie. Ho perso la mia macchina, si ricorda il numero di targa? No, guardi, è troppo difficile. Dai, chissà, magari adesso jumperà dentro. Manco detto, ecco che fa subito il balzo. Gatti e luoghi sconosciuti. Mi sa che adesso sta pisolando. Mi sa di sì. Ma è cambiato lo scenario o sbaglio? No, non sbagli. Però sai, già dal titolo forse avremmo dovuto intuire che questo povero gatto sarebbe stato disperso. Ma poverino. No, si ritrova da solo, ma poverino. Ma adesso cosa fa? Cerca di tornare a casa così? Come? Cioè, è solo soletto chissà dove. Quanti chilometri avrà fatto sta macchina? Non lo so, sembrava uno di quei furgoncini strani che trasportavano merci. Speriamo che non sia andato troppo lontano. Poverino, mi sta facendo pena. Ha già lo sguardo triste. No, ti prego gatto, sii amichevole con noi. Sì, dopotutto si sa che i gatti sono ben lieti di accogliere altri gatti nel loro territorio. Infatti guarda che sguardo felice che ha, proprio di quegli amichevoli. Lo sta invitando a giocare con le sue unghie. No, poverino, vi prego, mi sento già in colpa a giocare a questo gioco. Ecco, manco detto. Oh, cuor di leone il nostro amichetto, lacrimuccia, paura e fuggi. Poverino, sicuramente è un gatto domestico, come abbiamo visto poco fa, e non sarà abituato a lottare con altri gatti per il territorio. Ma quanto è triste, no, poverino? Sarà il video più triste della storia di YouTube, me lo sento. I bei momenti passati con la sua padrona, ormai sono solo un ricordo. Questa è una classica scena alla Holly e Benji dove c'è il personaggio fermo che sta ricordando. Noi abbiamo visto il flashback prima, in realtà tutto il tempo è stato così, tipo 10 minuti che è fermo in questo stato, ricordando i momenti passati. Ma poverino, c'è anche la lacrimuccia, non lo vedi? Ma no, quella è come stava sbadigliando per la fame, tranquilla, va tutto bene. Non è vero, sto per piangere anch'io a vederlo. Ed eccolo in un vicolo strano dove non c'è nulla, che guarda il vuoto. È proprio un gatto, sta guardando il vuoto. No, poverino, adesso si sta guardando intorno per dire dove sono, dov'è casa, dov'è la mia padrona, ho fame. Tutto questo da una semplice immagine. All'anima, anni e anni di studi veterinaristici, o come cavolo si dice, per nulla, bastava guardare l'immagine. Ed ecco che inizia il gioco. Si dice di far scorrere, diciamo, a destra e a sinistra per guardarci intorno e esplorare a 360 gradi quello che è lo scenario. Ci dice di guardarci intorno per trovare cose, indizi e quant'altro. Sì, infatti adesso noi toglieremo questa bella ichisi e vedremo che tastare come fanno i gatti, tipo qualunque cosa, per vedere se riusciamo a raccogliere oggetti o trovare indizi. Possiamo vedere le cose, i file che raccogliamo cliccando lì in alto a destra. Allora, qua ci dice che quando raggiungiamo determinati obiettivi possiamo far avanzare il tempo,
per procedere con l'avventura, credo. Però ci dice di farlo solo quando siamo sicuri che non ci sia nient'altro da fare, perché non possiamo tornare indietro poi. Cioè, possiamo andare avanti nel tempo ma non indietro. Che fregatura queste macchine del tempo cinesi. Che schifo, veramente. Ed eccoci subito davanti a un cane molto amichevole che penso ci sta dicendo: col gatto che ti faccio passare avanti. Uff! Povero gatto. Adesso vediamo un po' di guardarci intorno e vediamo se troviamo qualcosa. Perché non ci fa spostare? C'è la freccia in basso. Forse dobbiamo uscire da quest'area. Possibile? Ah sì, scusate, i livelli di nabbagine stanno ritornando. Sì, avevi ragione. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Allora, abbiamo questo strano arrampicante, una scalinata un po' strana, una signora che parla con un pompiere, un distributore automatico e dell'immondizia. E qua una nuova strada che non si sa dove porti. Insomma, ci sono tutti gli elementi per non sapere che cavolo fare. Ah, qua c'è della roba appesa al muro, sembra una specie di bacheca. Vediamo un po' se ci fa andare, ecco il cavolo proprio. Ok, allora lì dal cane siamo già stati. E qui cosa c'è? Dicevo. Proviamo a parlare con la vecchietta, magari sarà una gattara. Chissà, magari chiediamo cosa è successo. Magari ha perso la dentiera. Ah no, sta cercando una chiave. Aveva un dente a forma di chiave, secondo te? No, forse le serviva per aprire la casa. Poverina, è una vecchietta. Che suono fa? No, è bellissimo. No, vabbè. Credo che mi scaricherò questo suono e me lo rimetterò in repeat. Questo qua invece non ci dice nulla, molto bene. Sacchi della Monde... Ah, il distributore automatico. Avranno cibo per gatti, secondo te? Non credo, vedo soltanto lattine. Però alcune sono colorate, vedi? Sì, magari servono a qualcosa per dopo. Qui invece che abbiamo piante... Un albero con dei pulsanti sul vaso? Ma dove siamo finiti? Tu hai mai visto vasi di questo genere nel circondario o nella tua vita in generale? No, di solito quando ci sono animali in giro ho visto vasi rotti, non con pulsanti. Cioè, chi è che metterebbe dei pulsanti in un vaso? Fammi capire l'utilità. Cos'è se premo un pulsante? Aspetta, proviamo, eh. Cos'è? Cresce la... E aspetta, però rimane dentro. E se premo questo... Ah, ok, premendoli tutti si resettano. Molto utile. Sicuramente è un puzzle, un puzzle. Sarebbe geniale se fosse la scritta bottone inutile. No, dai. Non lo so, magari possiamo trovare qualche oggetto utile. Francamente non ho la più pallida idea di che cosa ci possa essere sotterrato in un vaso di terra con dei pulsanti strani che anche un gatto può premere. Magari un diserbante da tirare sopra il cane antipatico. No, poverino, in fondo lui sta solo facendo il suo mestiere. Quello di antipatico che non ci permette di passare? No, quello di fare la guardia a qualcosa, hai visto che c'era la cuccia? Ah, giusto, ok, allora ha perdonato il cagnolino. Allora, vediamo un po' di guardarci intorno. Allora, questi rampicanti, non ci possiamo fare niente bene, molto utile. Il tombino. Passiamo dalle fogne e torniamo a casa? No, ovviamente, certo. Che scherzi, troppo semplice. Questa freccetta, niente. Ah, ecco. Non ci ha fatto venire qua. Ah, bene, non c'è niente. Comodo. Utile, utile. Però ho notato una cosa. I colori di quella specie di vaso con i pulsanti sono simili a quelli delle bibite che c'erano nel distributore. Che... Giusto, potrebbe avere qualcosa a che fare. Vediamo un attimo. Allora, sì, infatti, vedi, sono verde, giallo, rosso e blu. Allora, ce ne sono una rossa, due verde, tre blu e quattro gialle. Però i pulsanti li possiamo premere una volta sola, perché se li premiamo poi rimangono schiacciati finché non andiamo a premere gli altri.
Può essere che corrispondono al numero che dobbiamo cliccare? Ma anche se clicchiamo una volta, due volte, tre volte, sempre una volta sola ti conta. Stavo guardando poco fa, visto che una volta che lo premi resta dentro. Eh sì, ho notato. Cos'altro può essere? Allora, penso che vadano premuti in un certo ordine. Allora, e se l'ordine fosse dato dal numero di lattine? Quindi intendi che il numero 3 magari è 3 lattine verdi e quella roba lì? Nel senso, tipo, visto che le verdi ad esempio sono 2, no? Se fosse che va premuto per secondo, perché vedi che sono 1, 2, 3, 4, una rossa, 2 verdi, 3 blu e 4 gialle? Eh sì, è strano, ma possiamo provare. Allora, quindi ricordiamocelo. Rosso, verde, blu, giallo. Rosso, verde, blu e giallo. Bingo! Adesso qualcuno mica... Perché premendo i tasti è apparsa una chiave? Cos'è? Era la combinazione per una cassaforte a forma di vaso con l'albero piantato? Che poi è caduta dall'alto, cioè non è che si è aperto un cassetto dove c'era dentro la chiave, no, è caduta dal cielo così. In realtà c'era un altro gatto sopra l'albero che stava guardando che noi premessimo nell'ordine giusto. Finché premevamo nell'ordine sbagliato, tipo sbadigliava, si leccava, eccetera. Adesso che abbiamo messo quello giusto, ha buttato via la chiave perché si è annoiato. Perché adesso i tasti non escono più, visto? Che bello! Grazie, gattino! Comunque noi adesso prendiamo la chiave. Ah, qua ci dice di premere sull'oggetto nel box, nel riquadro per sceglierlo, insomma. E poi di premere dove vogliamo usarlo, insomma. Quindi tipo, ok. Beh, penso che dovremmo darlo alla signora. Signora, abbiamo trovato la sua chiave. Prenda, signora. Di nulla. Ah, sono spariti, aiuto, cos'erano dei fantasmi? Li abbiamo uccisi con una chiave. Siamo dei criminali. No. No, forse li abbiamo rilasciati nel loro mondo da fantasma. Sono un ricercato, Mao. No, vabbè, io me ne vado, ragazzi. Ok, ora che la signora è andata via. Boh, guardiamoci intorno, vediamo. Facciamo come i gatti, siamo curiosi. Però l'immondizia è sparita, hai notato? Fai vedere. È vero, non c'è più l'immondizia. Ah, ecco, guarda, ci ha sbloccato una location. Bene, andiamo. Casa dello zio. Zio di chi? Qua c'è lo zio del gatto. Beh, certe persone chiamano i loro gatti figli e roba del genere, non mi stupirebbe. Ah, ecco, come ti dicevo, una gattara. Vedi, c'ha già due gatti, forse anche di più. No? Vedo solo questi due in primo piano. Allora, che cosa dobbiamo fare? Proviamo a zampettare un po' e guardare intorno. Ah, questo è per tornare indietro. Ah, che siete antipatici, non ci parlate. E questo cos'è? Boh, forse è per bere, sembra tipo acqua. Aspetta, c'è qualcosa nella pozzanghera. Presa, vediamo un po' che roba è. Non si vede. Vediamo un po'. No, qua non c'è. Come faccio a vedere che cos'è? Non si capisce. Sembra una specie di portafoto o qualcosa del genere. Eh sì, in effetti. C'è qualcos'altro qua, secondo te? Non mi pare di vedere altro. Magari l'ha perso la signora, proviamo a ridarglielo. Sì, ci sto. Tenga, signora, abbiamo trovato per lei. Come riconoscente, grazie, molto. Cioè, l'ha perso nelle pozzanghere, cioè lei perde tutto quanto, noi glielo restituiamo e lei ci guarda sorridendo. Oh, che bel gattino che abbiamo qui. Bel gattino cosa? Ti saranno la... Ma vecchia maledetta. Vabbè, andiamo avanti, controlliamo le altre zone. Cos'è sta roba? Sembra una specie di cassaforte. Ehi, le interessa un portafoto?
Ci sono tre numeri da inserire. Mettendo la zampata sali di numero. Sicura, vanno da 0 a 9. Penso tutti e tre. Vediamo. Sì, da 0 a 9. Eh sì, vabbè. Sono io che non so neanche zampettare. Sono un gatto uscito male, perdonatemi. Un povero. Già questo gatto è senza casa e in più lo fai diventare nabbo. Poverino. Perdonami, gattino disperso. Ok, quindi qua sembra non ci sia altro da fare. Dovremmo aprire quella cassaforte per vedere cosa c'è dentro. Magari un po' di cibo, che abbiamo un po' di fame. Io direi di tornare da quel cagnaccio che ci blocca la strada. A legnarlo col portafoto? No, però non lo so, dato che si è sbloccata la spazzatura, forse trovando la chiave si è sbloccato anche qualche altro posto, perché non ci fa interagire con niente qui dentro. Ho un'idea, gli lanciamo il portafoto, il cane va a inseguirlo per riportarlo e noi passiamo nel frattempo. Lo sai che funziona solo con se è un essere umano a tirarlo, vero? Seria? Cioè, se un animale dovesse tirare una cosa, il cane la ignora poi. Secondo me sì. Dobbiamo provare, noi siamo un gatto migliore. No, non è vero, siamo un gatto pessimo. Andiamo. E rieccoci dove c'è il cagnaccio antipatico. Vediamo adesso, ci guardiamo intorno, però qui c'è un disegno. Se io ci clicco sopra adesso mi fa... Oh, ci sono dei bambini qui. Cosa stanno disegnando? Sembrava un cane dall'altra inquadratura. È infatti un cane. Come qualsiasi cane di questo mondo, anche questo cane ha voglia di una pallina. Sì, infatti, ha una specie di pallina in bocca, si vede chiaramente. E sembra più felice e meno scorbutico. Ma se noi trovassimo una pallina da dargli, magari diventa felice e ci fa passare. Può essere, perché il cane sembra quello che ci sta sbarrando la strada in questo momento. Solo meno antipatico e col musetto più tenero. Vediamo cosa riusciamo a fare. Dunque. Con quel gatto non ci fa parlare. Oh, ma perché questi gatti sono tutti antipatici con noi? Ma veramente? Ma cosa, abbiamo il pelo sporco per caso? Non vi piace come miagoliamo bene? Secondo me sono invidiosi che noi siamo dei gatti con una famiglia, mentre invece loro sono dei poveri randagini. Poverini, mi fa la tristezza vederli. Allora, giriamo intorno. Ah, adesso ci fa vedere il rampicante, ma abbiamo sbloccato anche questo allora. Però è strano, ci sono diverse foglie per ogni colore, hai notato? Sì, allora ci sono 3 fiori gialli, diciamo, 6 fiori rossi e 5 verdi. Ma aspetta, sono 3 cose come quella cassaforte, ma vuoi vedere? Vai, proviamo! Allora, abbiamo letto 3, 6, con calma che siamo gatti, e 5. Vediamo un po'. No, non è andata. Ah, invece, anche stavamo laggando, parliamone. Come laggare anche in questi giochi. Bene, prendiamo la pallina. Cagnolino, adesso veniamo da te e ti diamo la tua preziosissima palla. Certo che la signora si è spesa tutta la pensione per una pallina da tennis. Guardatelo! Oh, è così contento! Però sei ancora in mezzo alle scatole, Dici, prova a passare. Fermata dell'autobus. Però io voglio riprovare a dare quella foto alla signora. Magari ora che abbiamo sbloccato il cane possiamo darlo anche a lei. Proviamoci. Tanto la fermata dell'autobus non scappa. Bene, adesso che siamo in compagnia del nostro nuovo amico cane simpatico con la sua pallina preferita, direi che possiamo fermarci qui. Sì, concordo. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina che c'è accanto all'iscrizione. E noi ci fermiamo qui. Alla prossima! Alla prossima!